Allora, darei spazio adesso alla campagna di giudizio universale che la Cecilia dell'Associazione Sud di Roma che ha lanciato a livello nazionale questa campagna è qui con noi e ci racconterà di cosa si tratta e poi ci sarà l'avvocato Santaramacchia perché trattandosi di una causa legale ovviamente non si può fare senza avvocati e l'avvocato ci spiegherà di cosa si tratta anche qui. Adesso ci sarà la spiegazione, dopodiché chi fosse interessato a agire in prima persona e quindi a portare avanti la causa legale, l'avvocato è disponibile a raccogliere i mandati, che significa raccogliere i dati e l'assenso, la delega di chi intende procedere con questa causa e quindi si metterà dopo l'intervento, si metterà fuori a un tavolino e chi fosse interessato approfitti diciamo di questa occasione. Non mi sono dimenticata di dire prima che al termine di questa sessione ci sarà un piccolo aperitivo, un piccolo rinfresco delle nostre mitiche incursioni saporite. Lascio la parola a Cecilia dell'Associazione Sud. Grazie. Allora, sono Cecilia dell'Associazione Sud, che è un'associazione di Roma che è fondata nel 2003, che quello che fa è soprattutto cercare di supportare le battaglie ambientaliste che ci sono in Italia, quindi essenzialmente siamo un'associazione che da anni cerchiamo di dare supporto a movimenti e comitati che si stanno battendo per devastazioni ambientali e per la difesa dei propri territori. Volevo innanzitutto ringraziare l'organizzazione per averci invitato qui anche insomma, poi all'ultimo minuto a entrare a far parte di questa bellissima iniziativa con tutte queste relazioni veramente importanti. E per questo proposito volevo anche ringraziare l'ingegner Tartaglia per questa presentazione che veramente assolutamente ha spiegato con parole semplici dei concetti anche che spesso è difficile saper comunicare con questa chiarezza e questa semplicità. Quindi ho trovato veramente molto interessante ciò che ha detto e anche mi ha un po' facilitato nella spiegazione che adesso andrò a farvi. Il motivo per cui siamo qui è per l'appunto la campagna Giudizio Universale, che è una campagna che abbiamo lanciato all'inizio giugno insieme a tantissime altre comitati, movimenti e associazioni, ed è una campagna che sta anticipando per l'appunto la prima causa legale contro lo Stato italiano con come argomento i cambiamenti climatici. Si tratta di una causa civile, poi l'avvocato Santaramacchia ci spiegherà meglio i dettagli più legali. Quello che di cui volevo parlarvi io è i motivi per cui abbiamo deciso di metterci in questa strada, in questa sfida veramente molto ambiziosa, molto impegnativa, ma anche veramente molto entusiasmante. Direi che le ragioni per cui stiamo lanciando una causa sui cambiamenti climatici, per cui ci vogliamo occupare di cambiamenti climatici, sono abbastanza evidenti anche dalla presentazione che c'è stata prima, ma siccome siamo qui oggi anche per parlare di acqua, volevo giusto ricordare alcuni elementi dell'emergenza, della crisi climatica e di quanto questo appunto sia collegata alla tematica alla questione idrica. Perché come lo stesso Ministero dell'Ambiente dice nei suoi rapporti su quelli che saranno gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia, già stiamo vedendo come il numero di giorni di pioggia, il numero di giorni piovosi sono in chiara diminuzione rispetto al passato, perché sta aumentando tantissimo l'intensità. Questo vuol dire che abbiamo sempre di più una polarizzazione degli eventi piovosi, abbiamo queste bombe d'acqua che possono portare distruzione e devastazione di territori, che sono tra l'altro territori devastati già da anni da grandi opere, da dissesto idrogeologico, da abusivismo edilizio e così via. E quello che ci aspetta per il futuro è un'accelerazione di questo ciclo dell'acqua, quindi con l'aumento delle temperature, del vapore acqueo in atmosfera, anche delle precipitazioni che saranno sempre più improvvise e sempre più intense, e dall'altra parte delle estati che saranno sempre più calde e sempre più secche, che porteranno sempre di più a una mancanza d'acqua nel suolo, quindi ha degli impatti sull'agricoltura, ma anche proprio degli impatti in termini di ondate di calore e di mancanza idrica per i bisogni della popolazione. E a me in questo caso mi ha veramente molto impressionato l'esempio dell'estate scorsa di Roma, che poi è da dove vengo, in cui per la prima volta si è parlato di razionalizzare l'acqua e lì è un problema legato anche alla cattiva gestione poi da parte di Acea dell'acqua di Roma, che viene sprecata per il 40%, ma anche per appunto perché di fronte a un'estate così calda e così naturale, dove non ci sono state, c'è stata la metà delle precipitazioni che ci sono di solito, questo sistema è andato totalmente in crisi.
Quindi noi sappiamo ormai da decenni, stavo richiamando prima il rapporto del Ministero dell'Ambiente, che è un rapporto che è uscito intorno agli anni 2000, ma ci sappiamo da decenni quali sono, come ricordava prima l'Internet Tartaglia, le cause e gli impatti dei cambiamenti climatici. E l'IPCC, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, per l'appunto delle Nazioni Unite, è stato fondato nell'88 e sarà veramente da ormai 30 anni lanciando allarmi su quelli che saranno gli impatti dei cambiamenti climatici, anche su quelle che sono le cause e su quello che bisogna fare, ovvero tagliare le emissioni di gas serra, come si diceva prima, in maniera radicale e da subito, senza posporre continuamente questa data in cui si inizieranno a fare dei tagli radicali. E nonostante questo, nonostante questi allarmi che ci sono appunto da anni, nonostante la fondazione appunto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nei primi anni 90, si continuano a esserci negoziazioni internazionali, appuntamenti internazionali, le COP che ci sono ogni anno, ma durante questi appuntamenti si continuano a non raggiungere, effettivamente si continua a non fare quello che veramente dovrebbe essere fatto. Si continua a parlare, anche nell'accordo di Parigi del 2015 si è deciso che si sarebbe dovuto mantenere la temperatura globale, l'innalzamento delle temperature medie globali al di sotto dei 2 gradi, perseguire la soglia degli 1,5 gradi, che è l'unica soglia che potrebbe evitare degli impatti e delle devastazioni gravissime a livello mondiale sui nostri ecosistemi, sulle società civili, sulle società e le popolazioni. E tuttavia, nonostante questo, ciò che in realtà, quello su cui in realtà gli Stati si sono impegnati, anche se veramente portassero a compimento tutti i loro impegni e già non lo stanno facendo, porterebbe a un aumento della temperatura di 3 gradi, quindi il doppio rispetto a quello che sarebbe necessario, e questo non lo dicono gli attivisti, non lo dicono i movimenti, ma lo dice l'UNEP, lo dice il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, per cui sono argomenti che sono risaputi, sono rapporti che sono stati sottoscritti dagli stessi governi e che sono conosciuti, non è qualcosa che non si sa. Il problema è che se non sono i governi a fermare veramente queste emissioni, se non sono i governi a promuovere le politiche che dovrebbero promuovere, quantomeno le industrie che hanno tutto l'interesse a continuare a emettere, quello che sta succedendo però è una mobilitazione della società civile straordinaria. Quindi abbiamo visto nell'ultimo anno le mobilitazioni dei Fridays for Future e di Extinction Rebellion, come volevo richiamare la settimana, la Climate Week, quindi la settimana di mobilitazione sui cambiamenti climatici che c'è stata a fine settembre e che ha portato in piazza in tutto il mondo oltre 7 milioni di persone, quindi una mobilitazione veramente straordinaria sui temi ambientali, sul tema del clima, che credo che in passato non ci sia mai stata. Ma quel concetto di giustizia climatica che veniva richiamato anche prima da Alessio di Fridays for Future è un concetto che ormai è stato sviluppato ed è stato utilizzato già a inizio anni 2000, ed è un concetto che si basa proprio sul riconoscimento del fatto che che i responsabili delle emissioni di gas serra non siamo tutti allo stesso modo, che c'è una differenza, e come si diceva per l'appunto prima da quel grafico che mi sembrava molto chiaro su chi è che emette e qual è anche il livello di emissioni pro capite dei vari paesi, ci sono dei responsabili precisi della crisi in cui ci troviamo oggi, e questi responsabili non sono tra l'altro quelli che subiranno maggiormente le conseguenze dei cambiamenti climatici. E quindi la giustizia climatica si basa proprio, il concetto principale della giustizia climatica è proprio quello appunto di riportare questa giustizia tra i popoli, tra popoli più impattati, tra popoli meno impattati, ma anche all'interno delle società, tra fasce delle società più deboli e che subiranno maggiormente gli impatti, e fasce della società invece più ricche che potranno proteggersi meglio da quelle che saranno le conseguenze dei cambiamenti climatici. E poi l'altra questione fondamentale, che è la questione della giustizia intergenerazionale, che nel movimento Fridays for Future così giovane si vede veramente molto bene, ovvero il fatto che purtroppo le prossime generazioni, ma già da dalle nuove generazioni, non potranno godere delle risorse del nostro pianeta come ne hanno goduto le generazioni precedenti, e quindi che le generazioni precedenti hanno reso instabile e insicuro il clima di questo pianeta per le generazioni che verranno. E quindi quello che stavo dicendo è che se non sono i governi, se non sono le industrie a tagliare le proprie emissioni, a prendere delle misure veramente radicali per far fronte alla crisi climatica, è la società civile che si sta muovendo, e sono anche, ed è da questo movimento per la giustizia climatica che sono nate queste prime cause sui cambiamenti climatici. Sono cause che sono di ogni tipo, ormai sono più di 1000 cause in tutto il mondo, di vario tipo, contro le industrie, contro progetti, contro varie entità e anche contro stati.
La nostra causa in particolare si vuole rifare a quella olandese della Fondazione Orgenda, che nel 2015 è stata la prima causa vittoriosa contro uno Stato intero, e nel 2015 quindi il Tribunale ha riconosciuto che lo Stato olandese stava mettendo a rischio i diritti della propria popolazione e ha chiesto che lo Stato rivedesse i propri target di riduzione delle emissioni, ed è stata una vittoria veramente importante che ha ispirato l'insorgenza di moltissime altre cause di questo tipo in tutta Europa, in tanti altri paesi, quindi in Italia qua da noi, ma anche in Germania, in Irlanda, ce n'è una contro l'Unione Europea, in Spagna, in vari paesi si stanno portando avanti questo tipo di battaglie, che chiaramente è soltanto un altro strumento di mobilitazione insieme a quello delle manifestazioni, dello scendere in piazza e della sensibilizzazione e dell'educazione, che è fondamentale, ma crediamo che questo strumento legale in questo senso possa essere anche un altro strumento in una serie di lotte per la giustizia climatica, che alla fine ha lo stesso obiettivo e individua lo stesso responsabile, che è quella malattia della crescita di cui per l'appunto si parlava prima. E quello che vogliamo fare quindi con la causa in Italia è proprio questo: identificare quali sono i responsabili qua in Italia dei cambiamenti climatici e quali sono i motivi per cui l'Italia è ancora così indietro per le proprie politiche climatiche. Quindi la nostra è una causa contro lo Stato italiano, perché lo Stato italiano ha ridotto le proprie emissioni di appena il 19% rispetto al 1990, ed è una riduzione veramente, veramente, un livello veramente estremamente basso rispetto a quello che l'IPCC, sempre il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, diceva ormai già nel 2007 che dovrebbero fare i paesi sviluppati, in quanto sia responsabili storici per le emissioni, sia perché più hanno maggiori capacità di poter ridurre le emissioni fin da subito. Quindi abbiamo ridotto veramente poco le nostre emissioni, e soprattutto le abbiamo ridotte per la crisi economica e per la delocalizzazione di alcuni settori produttivi, e poi continuiamo con delle politiche veramente dannose. Basti pensare al decreto clima di cui si è parlato in questi giorni, che è stato dibattuto in questi giorni e di cui si è parlato, di ecobonus ai motorini, ma nell'ultima versione è stato totalmente eliminato il capitolo che parlava di sussidi alle fonti fossili. C'erano nelle versioni precedenti, si menzionava il taglio di questi sussidi, nell'ultima versione è stato totalmente eliminato e si dice che se ne parlerà più avanti, e vedremo questo più avanti quanto continuerà a essere posposto e a essere rimandato sempre più avanti nel tempo. Così allo stesso modo il Piano Nazionale Energia e Clima, questo piano che è stato adottato a inizio di quest'anno e doveva essere questo piano con un nuovo approccio olistico che finalmente ponesse il cambiamento climatico come una questione trasversale di tutti i nostri settori, di l'intera economia italiana, e che invece è un piano che continua a prevedere lo sviluppo del gas, continua a prevedere lo sviluppo di grandi opere come quella della TAP, che ci porterà a dover utilizzare questo gas per i prossimi 50 anni, che continuano a non rendersi conto della gravità della situazione, a non rendersi conto, a non voler tener conto della gravità della situazione in cui ci troviamo, perché poi il problema sono gli interessi che sono dietro tutto ciò. Quindi questi sono gli interessi contro cui noi vogliamo andare, che vogliamo portare in tribunale in maniera chiara, ma anche vogliamo dire di chi è questa causa, la causa a giudizio universale. Noi vogliamo che questa campagna, che infatti abbiamo lanciato a inizio giugno, ma poi si sono aggiunti a noi tantissimi altri promotori, tantissime altre associazioni si sono aggiunte in corsa, perché noi non vogliamo che sia la campagna di qualcuno, perché crediamo che veramente che questa debba essere la causa di tutti, debba essere la causa dell'intero popolo italiano, dell'intera popolazione residente in Italia, che va a dire al proprio governo: ma che state facendo, al proprio Stato, che state facendo, dovete difendere i nostri diritti. E quindi questa non è la causa solamente di Assud, ma di tanti, ormai oltre 100 movimenti, comitati e associazioni che stanno promuovendo insieme a noi, si stanno impegnando insieme a noi per diffondere questa iniziativa. E infine la causa per chi, come stavo ricordando prima, è la causa di tutti, perché tutti saremo impattati dai cambiamenti climatici, ma non allo stesso modo, perché c'è una disuguaglianza con cui questi impatti li subiremo, e già vediamo quali sono le conseguenze di queste disuguaglianze, ad esempio nella crisi migratoria che c'è stata, e anche di questo avvelenamento che c'è stato sempre di più della popolazione italiana, quello che Naomi Klein ormai ultimamente ha chiamato barbarismo, questa lotta fra poveri che sta diventando sempre più aspra, e che invece di andare a individuare i responsabili mette uno contro l'altro le fasce delle popolazioni che sono rimaste a lottare per delle risorse ormai sempre più minori. E quello che noi andremo a chiedere è proprio la difesa dei nostri diritti, come stavo dicendo, la difesa del diritto principale e più importante, che è il diritto alla vita, perché gli impatti dei cambiamenti climatici fanno vittime e stanno già facendo vittime. Sono tantissime le vittime purtroppo degli eventi estremi anche in Italia, che si contano anno dopo anno. Io ricordo questa che mi ha veramente colpito, la tromba d'aria che c'è stata a Fiumicino recentemente, in cui è morta purtroppo una ragazza, ed era
un tipo di episodio che è veramente, veramente nuovo per noi, che veramente non si è mai verificato. Ma anche difendiamo il diritto alla salute, perché gli impatti dei cambiamenti climatici porteranno all'espansione di alcune di una serie di malattie che non c'erano prima nelle nostre zone, e non, il problema non è che qualcuno ce le porta, il problema è che si diffondono perché stanno cambiando le condizioni climatiche, ma anche impatti diretti sulla salute come quelli che possono avere le ondate di calore, le ondate di gelo e così via. E difendiamo anche i diritti all'acqua, il diritto all'acqua, visto che, come dicevo prima, l'acqua è una risorsa sempre più scarsa e sempre più preziosa, e quindi se si continua a sprecarla, se si continua a inquinarla, se non si continua a progettare in maniera da preservare questa risorsa e distribuirla equamente, la situazione diventerà sempre più grave. Il diritto al cibo, il diritto all'ambiente, un ambiente sicuro, in generale il diritto ad avere un futuro che sia sicuro. Quello che stiamo facendo quindi in questa avventura in cui ci siamo imbarcati ormai da più di un anno, insieme al nostro team di avvocati, di cui fa parte appunto Luca, che è stata la mafia, che porterà dopo di me, è cercare di ricostruire a partire dalle evidenze scientifiche dei cambiamenti climatici e delle cause e degli impatti, quali sono le responsabilità. Il fatto che l'Italia, che lo Stato italiano per tanti anni ha saputo e non ha agito, abbiamo ricostruito una serie di dichiarazioni che sono ufficiali, in cui per tantissimi anni i capi di Stato dello Stato italiano hanno continuato a dichiarare quanto la situazione fosse grave, quanto dovessimo ridurre le emissioni, e poi questo non si è tradotto in delle politiche reali. Quindi io mi fermerei qui, volevo solamente invitarvi qua sul sito, potete vedere che è proiettato, abbiamo l'appello che può essere firmato da tutti, è una semplice petizione in cui sulla causa in cui vi chiediamo di dire che siete dalla nostra parte, che questa causa è anche in vostro nome ed è semplicissimo da firmare, in questo modo potete anche essere tenuti aggiornati rispetto alle nostre iniziative e agli eventi che faremo in futuro, di diffondere questa campagna, perché noi vogliamo che sia veramente conosciuta da tutti e che tutti possano sapere di quello che stiamo facendo e di mobilitarvi insieme a noi. Grazie.